Il coraggio di vedere oltre è un motto che ha caratterizzato tutta la mia vita e che caratterizza la vita di molte persone cosiddette fragili o in difficoltà o con disabilità, che dir si voglia. Ed è un motto però che va bene per tutta la comunità. Il coraggio di vedere oltre significa il coraggio di mettersi in gioco e di avere uno sguardo a 360 gradi. Io questo sguardo, questo coraggio di vedere lo voglio portare alla Regione Marche. È per questo che ho raccolto l'invito di Francesco Acquaroli, perché è un gruppo che vuol vedere oltre. La Regione Marche 20 anni fa era all'avanguardia in questo settore, perché aveva una legge regionale che è stata copiata da molte altre regioni. Quindi era iniziato un percorso virtuoso per i servizi alla persona e in particolare alle persone con fragilità. Nell'ultimo decennio questo è un percorso che invece si è rovesciato, ma si è rovesciato perché? Perché gli amministratori regionali hanno messo al centro il bilancio e non più la persona e di conseguenza i servizi sono calati. I servizi sono diventati dei minutaggi, ma non si può fare un servizio alla persona calcolando il minuto, calcolando la spesa. Si deve partire dai bisogni reali, non solo delle persone fragili, ma dai bisogni reali dei cittadini, a cui bisogna dare delle risposte. Poi si pensa al bilancio, ma prima di tutto si deve pensare ai bisogni reali delle persone. Io punto sui temi su cui sto puntando in questa campagna elettorale, che sono i temi che i marchigiani ritengono prioritari: la ricostruzione della sanità, le infrastrutture e il lavoro. È oggettivo che la decrescita della popolazione della nostra regione, di tante nostre comunità, lo spopolamento del territorio regionale e la fuga di tantissimi giovani sia un qualcosa che non sia riconducibile a una crisi politica di un singolo variabile. È un sistema in crisi. È mancata una visione e soprattutto sono mancate risposte concrete alla stragrande maggioranza dei territori e degli interlocutori. Credo che sia giusto riportare la discussione intorno a un rilancio vero e a una visione che possa rendere tutti protagonisti.